Ja, ich möchte mich auch sehr, sehr herzlich bei Andrea, bei Sonja und bei Gianluca für die Einladung bedanken. Allora vorrei innanzitutto ringraziare Sonja, Gianluca e Andrea per questo invito. Ich fühle mich jedes Mal so geehrt, wenn ich hier in diese wunderschöne Stadt komme. Mi sento tutte le volte che vengo qui in questa magnifica città, mi sento veramente onorato di partecipare a queste giornate. Ja, ich bin jetzt schon das zweite Mal hier. È già la seconda volta che vengo. Und ich bin jedes Mal von neuem fasziniert, was in dieser Stadt alles. E tutte le volte che vengo a Firenze rimango affascinato dalla bellezza di quello che offre Firenze. Ich habe allerdings ein Defizit. Ma ho un deficit. Ich kann nicht Italienisch. Non parlo italiano. Und dafür entschuldige ich mich. E quindi mi scuso. Ich hoffe, dass Sie trotzdem meine Ausführungen verstehen werden. Spero comunque di essere chiaro nella mia presentazione. Ich bin vor dem großen Dilemma, das meiste schon gesagt wurde. Mi trovo davanti al dilemma, al grande dilemma che è stato del quale è già stato parlato. Und ich werde versuchen, mein Bestes zu geben. E farò, cioè, cercherò di fare del mio meglio. Dass sie nicht einschlafen. Di modo che non vi addormentiate. Und vielleicht doch das eine oder andere neue. E in modo che comunque posso contribuire con delle cose nuove a questa giornata di formazione. Angeregt durch den finnischen Kollegen Peter Sundmann. Allora, sollecitato dal collega finlandese Peter Sundmann, der voriges Jahr hier war, che è stato qui nell'edizione passata di questa giornata, und eine Gruppe von vier anderen Leuten, e stimolato anche da un gruppo di altri quattro, di altre quattro persone, die mit mir in einer Arbeitsgruppe tätig sind, che collaborano con me in un gruppo di lavoro, die sich mit einer Theorie der Praxis der lösungsfokussierten Arbeit beschäftigt. È un gruppo di lavoro che si confronta con una teoria pratica dell'approccio improntato alla soluzione. Und in diesem Zusammenhang, wir haben ein Papier präsentiert auf der Konferenz in Frankfurt. E in questo contesto, in questo gruppo che lavora su questo tema, abbiamo presentato un documento alla conferenza di Francoforte. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich mit dem in Deutsch sogenannten Menschenbild der lösungsfokussierten Therapie beschäftigt. Allora, io mi sono concentrato su un aspetto della terapia indirizzata alla soluzione che ha a che fare con la figura umana. Human picture, yeah, la figura umana. Or concept of man. Oppure il concetto umano, il concetto dell'uomo. Es war schwer, eine englische Übersetzung dafür zu finden. Era, siccome il termine originale era Menschenbild, è un termine tedesco che vuol dire proprio la figura dell'uomo, cioè l'uomo non maschile, del genere umano, la figura umana, ed è stato tradotto concept of man o human picture in inglese, però il termine specifico viene dal tedesco. Ja, und wie schon Andrea gesagt hat, mit seinem Begriff Nuovo Visione da Realità. Come ha già detto Andrea nella sua nuova visione della realtà. O di visione binoculare. O di visione binoculare. Die wir versucht haben durch eine visione polioculare. Abbiamo cercato questa visione di renderla policulare. Si può dire? Haben wir in der Gruppe viel diskutiert. In nel nostro gruppo c'è stata una discussione molto animata. Und haben versucht Gedanken zu entwickeln, was macht
lösungsfokussierte Praxis eigentlich aus? Wie kann man das erklären? Was für uns? Ok, allora ci siamo, abbiamo, was macht die Praxisorientierte Praxis aus? Wie kann man das Studenten erklären? Ah, semplicemente loro si sono confrontati con la domanda in che modo rendere efficiente, diretta e facilmente comprensibile agli studenti il tipo di approccio della terapia rispondata alla soluzione. Und da sind wir natürlich darauf hingestoßen, dass es eine grundsätzliche, wir glauben, dass es eine grundsätzliche Idee der Lösungsfokussierung gibt. Allora, noi, insomma, discutendo, siamo arrivati alla conclusione che c'è una idea portante alla base di questo approccio. Und die bezieht sich natürlich auch auf das, was vorher schon gefallen ist. Si rifà a quello che è stato già detto in precedenza. Von Andrea, von Sonia, von Rita, von quello che è stato detto in precedenza nei contributi precedenti. Und die grundlegende Idee ist, dass alles im Wandel ist. Allora, l'idea importante è che tutto è in divenire, tutto in movimento. Diese Idee ist eigentlich nicht neu. Questa non è un'idea nuova. Andrea hat schon über die griechische Philosophie gesprochen. Andrea ha già citato la filosofia greca. So viel ich verstanden habe. Per quanto ho potuto capire. Und diese Idee des Wandels ist ja von Heraklit. E l'idea del divenire, del camminare, proviene da Eraclito. In seinem Satz Pantarei. Nel suo Pantarei. Alles fließt. Tutto scorre. Grundlegend gesagt. E questo sta alla base, no? Questo concetto del Pantarei sta alla base. Es gibt allerdings unterschiedliche Auffassungen zum Thema Wandel. Ma certamente sul tema della trasformazione ci sono tante opinioni. Eine Geschichte dazu. Racconto una storia. Es treffen sich ein katholischer Priester. Allora, questa è una barzelletta. Si incontra un prete cattolico, un protestantischer pastor, un pastore protestante, und ein jüdischer Rebbe, e un rabbino ebreo, und diskutieren über die grundlegendste Frage des Wandels, e discutono sulla domanda che sta alla base della trasformazione, nämlich wann das Leben beginnt. L'idea principale, l'idea primordiale è quando inizia la vita. Und alle tre sind sich ganz sicher in ihrer Meinung. E tutte e tre sono sicurissimi dell'idea che rappresentano. Quindi ognuno è sicuro della propria opinione. Der katholische Priester sagt natürlich, das Leben beginnt mit der Zeugung. Allora, il prete cattolico dice, sicuramente la vita ha inizio con il concepimento. Der Pastor schaut den katholischen Priester an. Il pastore guarda il prete cattolico. Sagt, lieber Bruder. E dice, caro fratello. Du weißt nichts über das Leben. Non sa niente sulla vita. Das Leben beginnt mit der Geburt. La vita inizia alla nascita. Und der jüdische Rebbe schaut die beiden an. E il rabbino ebreo guarda entrambi, il cattolico e il protestante. Und er sagt, lieber Bruder. E dice, cari confratelli, wirklich nichts über das Leben. Ma non sapete niente sulla vita. Das Leben beginnt, wenn der Hund tot ist und die Kinder aus dem Haus sind. La vita inizia quando muore il cane e i figlioli si sono levati di casa. Wie unterschiedlich Wandel und Wandel beginnt gesehen werden kann. Questo è, cioè, è una barzelletta, però dà l'impressione di come possono essere intese diversamente i cambiamenti, no? Ja, hier sind ein paar Sätze, die natürlich auf dem aufbauen, was ich gerade gesagt habe. Veränderung ist konstant und unvermeidlich. Allora queste sono delle domande di quando si parla di terapia centrata sul
cambiamento sono delle costanti inevitabili. Die Endotherapeut oder Therapeutin sind in einem Veränderungssystem. Quindi il cliente e il terapista sono in un sistema di cambiamento. In einem Veränderungssystem. Und Therapie ist der nächste Schritt in der Lebensentwicklung des Klienten. La terapia è il prossimo passo nello sviluppo il prossimo passo di sviluppo nella vita del paziente. Wir glauben nicht, dass erst mit der Therapie die Veränderung beginnt. Sie glauben nicht. Dass erst mit Therapie die Veränderung beginnt. Allora, non crederete che il cambiamento inizi con la terapia. Sondern die Veränderung findet ständig statt. Ma il cambiamento è un processo eterno, che è sempre presente. Und Therapie ist der nächste Schritt. La terapia è un passo successivo. Ich würde sogar sagen, der nächste kleine Schritt. Io direi addirittura il prossimo piccolo passo. Um die Allmacht des Therapeuten auf ein realistisches Maß zu reduzieren. E ridurrei significativamente l'onnipotenza del terapista. Wir sind Begleiter. Siamo degli accompagnatori. Wir sind nicht Macher. Non siamo dei generatori. Entwicklung und Fortschritt passiert einerseits auch in der Therapie natürlich, aber hauptsächlich in der Zeit zwischen der Therapie. Allora, lo sviluppo e i progressi naturalmente succedono durante la terapia, ma soprattutto nei periodi fra la terapia, nella vita, diciamo. Daher auch immer die Frage am Beginn der nächsten Sitzung, was hat sich seit dem letzten Mal verbessert oder verändert? E qui questo è anche la domanda tipica che si rivolge al paziente quando ci si vede, che cosa è successo nel frattempo dall'ultima volta ad adesso? Wieder ein Beispiel. Un altro esempio. Schmuel trifft den Rabbi. Schmuel ist ein Name. Schmuel. Trifft den Rabbi am Marktplatz. Allora, una persona che si chiama Schmuel incontra il rabbino in piazza del mercato. Und sagt, Rabbi, du musst mir helfen, mir ist was Schreckliches passiert. E dice, Rabbino, mi aiuti, mi è successa una cosa spaventosa. Der Rabbi sagt, na, was ist passiert? Wie hat der Therapeut gefragt? Und Schmuel sagt, Rabbi, stell dir vor, ich habe meine Frau mit meinem Protagonisten in flagranti am Sofa erwischt. Schmuel risponde, Rabbino, una cosa incredibile, ho preso in flagrante mia moglie con il mio avvocato sul divano, l'ho beccato in flagrante. Was soll ich tun? E ora che devo fare? Der Rabbiner ist kein lösungsfokussierter Therapeut, sondern ein sehr realistisch denkender. Allora, il rabbino non è un terapista focalizzato sulla terapia della soluzione, ma è una persona che pensa in modo logico. E la sua risposta è cristallina. Schmeiß den Prokuristen raus. E butta fuori l'avvocato. Schmuel sagt, Rabbi, das kann ich nicht tun. Ma Schmuel dice, ma non lo posso fare. Der Mann weiß zu viel über meine Firma. Perché questo uomo qui, questo l'avvocato sa troppe cose sulla mia azienda. Wenn ich den rausschmeiße, se lo butto fuori, geht er zur Konkurrenz. Vado alla concorrenza, und ich bin vernichtet. E io faccio bancarotta. Das kann ich nicht tun. Non posso fare. Ja, der Rabbi kommt auf die nächste Lösung. Allora arriva la soluzione successiva, il rabbino dice, schmeiß deine Frau raus. E butta fuori tua moglie. So
sagt Schmuel, Rabbi, das kann ich nicht tun. Però di nuovo Schmuel risponde, non posso fare. Wer pflegt mich, wenn ich krank bin? E chi mi cura se sono, ma quando sono malato? Wer kocht mir das Essen? Chi mi cucina? Wer kümmert sich um meine Kinder? Chi si occupa dei bambini? Ich bin vernichtet, wenn ich meine sono, Frau sono perso se la butto fuori di casa. So, Rabbi, na dann kann ich dir nicht helfen. Allora il rabbino dice, guarda, io a questo punto non so per dirti. Tre Tage später, tre giorni dopo, si treffen sich auf dem Marktplatz, si rincontrano in piazza del mercato, Schmuel lacht. E Schmuel con un bel sorriso. Zeigt, was zwischen den Sitzungen passiert. Questo è quello che è successo tra le due sedute. Und der Rabbi sagt, was ist mit dir passiert? Du lachst. E il rabbino dice, ma che ti è successo che sorridi, che sei così positivo? Sagt Schmuel, ich habe die Lösung gefunden. E Schmuel dice, ah, io ho trovato la soluzione. Ich habe mein Problem gelöst. Ho un altro problema. Und der Rabbi fragt, hast du deinen Prokuristen rausgeschmissen? E quindi il rabbino, allora hai buttato fuori l'avvocato. Sagt er, nein, das kann ich ja nicht, ich habe dir ja erklärt, er weiß zu viel über meine Firma, no, er vernichtet mich. Non l'avevo detto, non sa troppe cose sulla mia azienda, non potrei mai fare di buttarlo fuori. Na, was hast du dann gemacht? Hast du deine Frau rausgeschmissen? Allora che hai fatto? Hai buttato fuori la moglie. Sagt er, nein, Rabbi, ich habe dir doch gesagt, ich bin vernichtet, wenn ich meine Frau rausschmeiße. No, no, das, gliel'avevo detto che senza la moglie io sarei perso. Na, was hast du dann gemacht? E allora che hai fatto? Na Rabbi, ganz einfach, ich habe das Sofa rausgeschmissen. Dice, ma la soluzione è stata fantastica, ho buttato via il divano. Kann nicht mehr passieren. Ora non può succedere nulla. Ok, also, wir sehen, die Veränderungen passieren zwischen der Sitzung. Quindi questo è per vedere come i cambiamenti fra una seduta e l'altra possono accadere. Und wir glauben auch, dass Fortschritt und Entwicklung passiert aus dem Druck heraus zwischen sogenannter Alltagsrealität und Hoffnungen und Bedürfnissen. Ok, noi pensiamo che i cambiamenti sono anche smossi dalla realtà, dalla pressione, sì, dalla pressione tra la realtà quotidiana e le pulsioni interne, il desiderio di miglioramento, il desiderio di raggiungere degli obiettivi, questo smuovo cambiamento. Ja, und wie wir schon gehört haben, ist vor allem die Frage des Sinns und der Meinung und das, was wir in der Sprache sozusagen als Suche nach Sinnhaftigkeit bezeichnen, ein wesentliches Element in der lösungsfokussierten Therapie. Allora, in questo tipo di approccio focalizzata alla soluzione, l'uso della lingua è di grande importanza. Und Steve DeShazer hat sich gegen Ende seiner Laufbahn sehr stark mit Wittgenstein beschäftigt. Steve DeShazer. Steve DeShazer ha studiato in modo molto intenso le teorie di Wittgenstein. Und Wittgenstein hat einige interessante Sätze gesagt. Wittgenstein ha portato a questa riflessione degli spunti molto, molto interessanti. Die für uns auch ein wesentliches Element der lösungsfokussierten Arbeit darstellen. Che ancora oggi, cioè gli spunti che provengono da Wittgenstein sono di fondamentale importanza per il nostro tipo di approccio. Ich habe hier versucht, ein paar Sätze aufzuschreiben. Allora, intanto ci sono delle citazioni da Wittgenstein proprio riguardo della lingua. Einer davon ist die Grenzen unserer Sprache determinieren die Grenzen unserer Welt. Allora, una frase molto anche conosciuta è che i confini della nostra lingua determinano i confini del nostro mondo. Und ein zweiter interessanter Satz. Un'altra riflessione wittgensteiniana interessante. Die Welt der Glücklichen ist sehr anders als die Welt der Unglücklichen.
il mondo delle persone felici è molto diverso da quello delle persone infelici. Und von daher auch der Shift. E quindi anche quindi il passaggio. In dem was Ursula hier gebracht hat, der Shift von dieser Problemzone in die Veränderungszone. Quindi il passaggio dal segmento, dal primo segmento che rappresentava la problematica al secondo, al numero due, il segmento della speranza, dell'obiettivo. Und das zeigt hier sozusagen den ganzen Zeitrahmen, das ist ein sehr schönes Bild, das den ganzen Zeitrahmen des Erlebens beinhaltet, Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Ecco, questo tipo di visualizzazione è anche molto esplicativa per la dimensione temporale, no? Allora, qui abbiamo il passato, cioè quello che ha determinato la problematica che viviamo. Qui abbiamo il presente e questo è la visione del futuro. Und daher auch dieser letzte Satz, dass Fakten nicht Dinge sind, sondern verbale Ausdrucksformen von sinnhaften Sätzen. I fatti non sono cose, ma sono espressioni verbali di frasi piene di senso. Wir wissen, für manche Menschen auf dieser Welt gilt das nicht ganz. Für manche Menschen gilt das nicht ganz. Sappiamo che per alcune persone questo tipo di cosa non è pertinente. Etwa Donald Trump. Per esempio Donald Trump. Aber wir werden ja sehen, wie weit er damit kommt. Guarderemo come riesce ad andare avanti con questa discrepanza. Ja, bitte. Ja, und wir haben ja auch immer wieder von Realitäten gesprochen. Was sind Realitäten? Abbiamo parlato finora della realtà. Ma che cos'è la realtà? Che cosa sono le realtà? Und in der Therapie insgesamt, aber auch in der lösungsfokussierten Therapie, sind für uns mehrere Realitätsbilder relevant. Allora, nella terapia in generale e anche nel nostro tipo di approccio formalizzato alla soluzione, ci sono delle realtà molto rilevanti. Also zum Beispiel Beschreibungen des alltäglichen Lebens. Per esempio, un elemento molto importante e rilevante è la descrizione della vita quotidiana. Die waren für Milton Erickson genauso relevant wie für Steve DeShazer und Milton Kimberg. Sia per Milton Erickson che Steve DeShazer. Und Ilso Kimberg. E Ilso Kimberg. Kimberg. Seine Frau. Ah, Ilso Kimberg, la moglie. Per questi tre, diciamo, scienziati, ricercatori, l'indagine del quotidiano era importante nell'approccio. Auf diesen Alltagsbeschreibungen bauen bereits die Ressourcen auf. Dalla descrizione delle attività quotidiane del paziente, il terapista ci costruisce sopra delle risorse. Weiß nicht, wer von Ihnen das Video von Steve DeShazer mit einem Rollstuhlfahrer kennt? C'è qualcuno tra di voi che ha visto il video di Steve DeShazer con una persona su sedia a rotelle? Der nach einem Autounfall querschnittgelähmt war. Von einem Auto? Der nach einem Autounfall querschnittgelähmt war. Era una persona che era rimasta paralizzata in seguito a un incidente automobilistico. Und der Großteil der ersten Sitzung hat darin bestanden, dass er ihn gefragt hat, wie er in der Früh aufsteht, wie er sich duscht und wie er zu seiner Arbeit kommt als Querschnittgelähmter. Praticamente nella prima seduta della terapia, le prime domande del terapista di DeShazer sono state
che modo questa persona così pesantemente inabile, resa inabile dall'incidente, riusciva a compiere i gesti quotidiani del alzarsi, vestirsi, lavarsi, prepararsi. Und ähnlich war es mit Milton Erickson, der zweimal gelähmt war. Anche Milton Erickson è rimasto due volte paralizzato. In seinem Leben. Und jedes Mal neue Gehen gelernt hat. E ha dovuto rimparare a camminare per ben due volte. Und das waren die Alltagsbeschreibungen. Queste erano le descrizioni della vita del quotidiano. Natürlich schauen wir uns auch den Klienten das Einbringen, die inneren Zustände an. Naturalmente dobbiamo anche indagare, dobbiamo anche chiedere al cliente dei moti interiori, delle, insomma, lo stato d'animo interiore. Wir schauen uns auch die Interaktionen der Klienten mit ihrer sozialen Umgebung. E poi naturalmente dobbiamo prestare attenzione all'interazione del cliente con l'ambiente circostante, con la sua sfera sociale. Wir schauen uns natürlich die Entwicklungen an, die sie beschreiben. Naturalmente dobbiamo prestare attenzione ai progressi che ci vengono riferiti. Und wir schauen uns natürlich auch die Unterschiede an. E ci guardiamo anche naturalmente le differenze. Sowohl was die Ausnahmen betrifft vom Problem, Ausnahmen vom Problem. Sì, sia per quello che riguarda la l'eccezione dei problemi. Und l'eccezionalità dei problemi. Und die zweite Arten von Unterschieden, die Hoffnungen und Wünsche und Sehnsüchte. Dobbiamo avere anche orecchie e ascoltare molto bene quello che è la sfera delle speranze, degli obiettivi, di quello che uno vorrebbe realizzare per se stesso. Ja, überspringe jetzt ein bisschen. Ora si salta un po'. Was natürlich in der lösungsfokussierten Arbeit, wie schon von meinen Vorrednern aufgezeigt worden ist, geht es natürlich vor allem um Zukunftsperspektiven. Bisogna naturalmente, come mi riallaccio a quello che è stato detto da chi mi ha preceduto negli interventi, massima importanza alle prospettive per il futuro. Und vor allem darum, dass diese Zukunftsperspektiven handhabbar beschrieben werden, dass sie handhabbar sind, dass es nicht irreale Beschreibungen sind. E naturalmente bisognerebbe anche tenere sempre ben dritto il timone, cioè tenendo sempre presente che le speranze, le proiezioni future debbano essere comunque sempre nel quadro del possibile, del reale. Dovrebbero essere cose al di fuori del possibile. Also wenn ich bei diesem Beispiel des Rollstuhlfahrers bleibe. Rimaniamo all'esempio della persona paralizzata sulle sedie a rotelle. Ging es nicht um das Wunder, ob der Rollstuhl einmal weggelassen werden kann. Nel suo caso sarebbe stato irrealistico, irrealizzabile pensare che il suo futuro sarebbe lo avrebbe portato nuovamente ad abbandonare la sedia a rotelle, a camminare, a ripristinare tutte le sue funzioni. Sondern auf die Frage, was unter den gegebenen Umständen der bestmögliche Zustand ist. Ma naturalmente la sua proiezione futura doveva essere accentrata sul miglioramento possibile viste le circostanze, realizzabile dalle circostanze dalle quali si partiva. Und der gegebene Umstand ist der Rollstuhl. E la circostanza da cui si parte è la sedia a rotelle. Ja, was wir auch versucht haben, ist es auch, sich über die Werthaltungen, die der lösungsfokussierte Ansatz mit sich bringt oder in sich birgt, die Werte. Ok, adesso parliamo dei valori, dell'approccio alla soluzione. Ich habe hier einige, nicht alle aufgeschrieben. Ein wichtiger Wert ist, dass
wie auch hier schon gesagt wurde, alle Aktionen, Interaktionen, Hoffnungen und Zielvorstellungen einen guten Grund haben, einen Zweck, Sinn haben. Okay, allora lui ha scritto alcuni valori, non tutti i valori, però uno importante è che tutto quello che si spera, che si anela, che si cerca di raggiungere per il futuro, per il miglioramento, deve essere carico di significato. Wir sind davon überzeugt, dass Menschen prinzipiell sinnhaft handeln. Noi partiamo dal presupposto che l'essere umano compia dei gesti in modo consapevole. Auch wenn sich dieser Sinn uns oft nicht gleich erschließt. Anche se a volte ci sfugge il senso di quello che viene fatto, magari in un'altra persona, ci sembra una cosa che ci sfugge di comprensione, però dobbiamo sempre partire dal fatto che quello che una persona fa ha un senso. Und dieser Sinn ergibt sich in der Regel aus dem Lebensalltag, wie die Leute leben. E il senso è quello anche derivato da come giorno in giorno le persone vivono. Aus den Verbindungen zu anderen Menschen. Bisogna considerare come le persone si rapportano fra di loro nelle loro interazioni sociali, familiari. Und ganz einfach durch das Handeln. E vedere come mettono in pratica le azioni. Und daher sind wir aufgerufen, wie schon Max gesagt hat, das, was die Menschen versuchen, um mit ihrem Alltag fertig zu werden, zu würdigen und zu respektieren. E quindi noi come valore dobbiamo stimare e dare importanza, dare valore a quello che costituisce la quotidianità delle persone. Und daraus ergibt sich für mich dann so eine Art Menschenbild, das aus mehreren Fragen besteht. E da tutto questo per me ne deriva un'immagine di essere umano composto dalla risposta a varie domande. Der Frage nach Pluralismus und Toleranz. La domanda del pluralismo e della tolleranza. Der Frage nach Individualismus und sozialem System. La domanda di come si riesce a essere individuali. Di come si preserva l'individualismo nel contesto sociale. Der Frage nach erfahrenen und durchlebten Unterschieden. Sì, la domanda delle differenze sperimentate sul proprio cammino e fatte proprie. Der Frage nach der Richtung der Veränderungen. E la domanda di quale direzione abbia il cambiamento. Unter Fragen der Wahlmöglichkeiten, die den Menschen in ihrer spezifischen Situation überhaupt offen stehen. E la domanda della libertà di scelta che rimane, data a tutte le persone nelle situazioni più svariate e specifiche di vita nelle quali si trovano. Und ich glaube, dass das Menschenbild in der lösungsfokussierten Therapie ganz wesentlich diese Expertenschaft des Klienten hat. Ich habe das nicht verstanden. Ich bin überzeugt, dass das Menschenbild in der lösungsfokussierten Therapie die Expertenschaft des Klienten als zentrales Element haben. Allora io sono convinto che in questo tipo di approccio terapeutico la figura dell'essere umano, come si compone questa figura, un contributo importante la dà proprio il cliente stesso. Darunter zählen die Fähigkeiten. E contano le capacità. Die
Kreativität, la creatività, das Wissen um die eigene Lebensgeschichte und die Erfahrungen darin, la consapevolezza e sulla propria, sul proprio percorso di vita, dass sich klar werden über persönliche Bedürfnisse, e anche la consapevolezza delle proprie necessità individuali. Und vor allem das Bewusstsein der Bewältigungshandlungen in schwierigen Situationen. E soprattutto la consapevolezza di essere in grado di affrontare, di agire in modo adeguato alle proprie necessità in situazioni di crisi. Und so glaube ich, dass jeder für sich fähig ist, ein sinnvolles Leben zu führen. Io sono dell'opinione che ognuno di noi è in grado di raggiungere l'obiettivo di una vita piena di significato. Dass jeder Mensch erfahren ist, wie er mit Schwierigkeiten umgeht und diese bewältigt. Che ogni persona abbia le risorse per affrontare le difficoltà. Und dass jeder Mensch, der zu uns kommt, wie wir selbst auch, gerne respektiert werden wollen. E che ogni persona che ci viene da noi a chiedere aiuto, e anche noi stessi, è degna, cioè vuole essere rispettata e gli dobbiamo rispetto. In seinen Schwierigkeiten, in seinen Plänen, in seinen Fähigkeiten, Ressourcen und Sinn, in seinen Sinnbeschreibungen eines Lebens. Gli dobbiamo rispetto per tutto quello che ci porta, per la visione che ci porta per il feedback sulla propria vita, per quello che è stato in passato, per il modo di affrontare le cose e anche per quello che spera per il suo futuro. Tutti, sono tutti aspetti che noi dobbiamo valorizzare e tenere in conto e mostrare rispetto. Dies meint auch der Respekt für das Bewusstsein, ein sinnhaftes Handeln zu tun. Das habe ich nicht aufgeschnappt. Das bedeutet auch den Respekt für ein sinnhaftes Handeln, für das Bewusstsein eines sinnhaften Handelns. Der Respekt, people want to be respected, this means in their awareness of meaningful doing, in ihrem Bewusstsein sinnhaftes Handeln zu produzieren. Also, allora, le persone vogliono essere rispettate nelle loro difficoltà, ma anche nella loro attività, nelle loro competenze, nelle loro risorse, nelle loro necessità e nel senso della vita che hanno. Nella consapevolezza del senso che hanno. Esatto. Das bedeutet, dass wir in dieser bekannten Nicht-Wissen-Position oder nicht zu schnell Wissen-Position. Allora, questo vuol dire che noi ci troviamo in questa posizione del non sapere, oppure del non sapere rapido. Dass wir keine Theorie über diese Person darüber haben, wie diese Person sein sollte. Ecco, noi non ci dobbiamo permettere di elaborare delle teorie su come dovrebbe essere questa persona che ci troviamo davanti. Dass wir auch nicht diese causale Beziehungen eines Problems. E poi non dobbiamo trovare delle fokussieren. Non ci dobbiamo focalizzare sul rapporto di causa-effetto del problema, da dove deriva il problema, perché è arrivato, eccetera. Und dass wir uns das vor Augen halten, dass das jeder allein weiß, was wir. E dobbiamo sempre tenere davanti ben chiaro che la persona che ci mette davanti, il nostro cliente, che ha tutte le risorse e sa come uscirne. Adesso concludiamo. Vorrei noch eine Geschichte. Vorrei un'altra storiella, vorrei raccontare un'altra storiella. An, auf die mich die Präsentation von Ursula gebracht hat. Auf die mich die Präsentation von Ursula gebracht hat. Vorrei raccontarvi una storiella che mi è venuta in mente quando Ursula faceva la sua presentazione. Es treffen sich drei ältere Frauen in einem Café in New York. Allora, tre signore anziane si incontrano in un bar a New York. Und sie streiten darüber,
Beh, alle drei haben Söhne. E tutte e tre hanno dei figli maschi. Und sie streiten darüber, welcher Sohn die größte Liebe zu seiner Mutter hat. E litigano su quale dei tre figli, su quale figlio delle tre mostri più amore verso la propria madre. Es besteht in der Psychologie immer so eine Art Wahrheit, dass Mutter-Sohn-Beziehungen ganz besonders wichtig sind. Questo è un, diciamo, è un tema che la psicologia, a cui è cara, la psicologia ha trattato in modo molto approfondito, cioè il rapporto della madre col figlio maschio. Und die erste Mutter sagt, mein Sohn ist derjenige, der wirklich von uns allen drei seine Mutter am meisten liebt. Okay, la prima signora dice, è mio figlio quello che ama la mamma in modo più profondo, più vero. Er ist einer der berühmtesten Chirurgen New Yorks. È uno dei chirurghi più bravi di New York. Hat Meryl Streep nach einem schweren Unfall operiert. Ha operato tante persone dopo un incidente. Meryl Streep. Ha operato Meryl Streep. Ihr halbes Gesicht war weg. Ihr halbes Gesicht war nach dem Unfall weg und er hat sie zusammengebracht, dass sie schöner ist als vorher. La Meryl Streep, che dopo un incidente stradale si era tutta sfigurata, e lui ha riparato la faccia di Meryl Streep. Und dieser Sohn kommt jeden Tag zum 5 Uhr Tee zu seiner Mutter. E mio figlio comunque tutti i giorni alle 5 viene da me a prendere il tè. Und das zeigt, wie sehr er seine Mutter liebt. E quindi questa è una dimostrazione, tutti i giorni viene dalla mamma, una dimostrazione quanto siamo legati e quanto mi ami. Die zweite Mutter sagt, das ist gar nichts. La seconda mamma dice, ma questo non è niente. Mein Sohn ist einer der berühmtesten Kardiologen New Yorks. Mio figlio è uno dei cardiologi più famosi di New York. Der ist in der ganzen Welt auf Kongressen. Viaggia tutto il mondo per i congressi. Und er kommt jeden Sabbat zu mir nach Hause, um den Sabbat mit mir zu feiern. E tutti i Sabbat viene da me per festeggiare il Sabbat. Jede Woche. Tutte le settimane. Egal wo er in der Welt ist. Non importa dove si trovi nel mondo, lui questo appuntamento con la mamma non lo perde mai. Sagt die dritte Mutter, das ist gar nichts. E la terza mamma dice, ma questo non è niente. Mein Sohn ist einer der berühmtesten Rechtsanwälte New Yorks. Mio figlio è uno degli avvocati più famosi di New York. Der geht seit acht Jahren viermal in der Woche in Psychoanalyse. E da 8 anni, 4 volte alla settimana va a fare la psicanalisi. Zahlt für jede Stunde $300. E per ogni ora di psicanalisi paga $300. Seit 8 Jahren. Da 8 anni. Und was glaubt ihr wohl, über der redet in seiner Analyse seit 8 Jahren? Cosa pensate che parli nelle sue sedute? Über mich! Als letzten Satz eine etwas andere Definition von Hoffnung, die von dem tschechischen Widerstandskämpfer, Schriftsteller und späteren Staatspräsidenten Václav Havel geprägt wurde. Aus Tschechien. Allora, questo è stato un partigiano cieco della Cecoslovacchia, che poi è diventato anche scrittore, poeta. Und der Satz lautet, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas zu einem guten Ende kommt. Quindi la speranza non è la credenza che qualcosa venga per un happy end, sondern die Gewissheit, ma la certezza che qualcosa, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgehen wird. Che qualcosa abbia senso nonostante il modo in cui si concluderà. Vielen Dank. Grazie.